quiere. Cantano Nuccia Bongiovanni e Johnny Dorelli. Grazie, grazie a tutti della simpatia che ci avete dimostrato. Simpatia che ci avete esternato parlando bene di noi durante la settimana a tutti i vostri amici e conoscenti. Ringraziamo infinitamente anche la stampa che ci ha voluto degnare della sua attenzione. Non meritavamo tanto e non avevamo intenzione di fare un grande spettacolo. Solamente un gioco semplice e familiare. Tra di noi lo chiamiamo già il giochetto del sabato sera. Ringraziamo tutti. Anche i bambini. Bambini che parlano tanto di questo musichiere. È una parola che gli è entrata nelle orecchie. Ci si divertono tanto. A proposito, non sapevo che tanti bambini non finissero di mangiare per venire a vedere la televisione. No, devono finire di mangiare. E c'è anche un sistema semplicissimo. Mettete la televisione in maniera che si veda dal tavolo di pranzo. Tanto semplice. Voi direte, va bene, ma il tavolo è rotondo, c'è sempre qualcuno che dà le spalle alla televisione. Il capo di famiglia. Il padre dà sempre le spalle alla televisione, anche perché il padre è un uomo serio, non guarda queste frivolezze alla televisione per lui. Ah, dicono sempre, mannaggia a me quando l'ho comprata, dicono. Fate come me, a me la televisione non interessa. Io volto sempre le spalle alla televisione. Difatti c'ho un torcicollo e la minestra me la metto sempre nel colletto, così. Quando mai? È un problema di facilissima risoluzione. Il problema purtroppo che non abbiamo risolto è quello delle gemelle. Valanghe di gemelle. Non sapevamo che in Italia ce ne fossero tante, belle, simpatiche. Altro problema è che le cognate hanno ottenuto un tale plebiscito di consensi che abbiamo pensato bene di non muoverle per ora. Dico, non sia mai. E così le cognate anche stasera stanno con noi. Lorella De Luca e Alessandra Panaro. Siete contente di stare ancora qui con noi? Molto, molto. Avete visto? Vanno veramente elogiato in una maniera formidabile. Per quello che avete fatto pochino, ma la vostra bellezza è tale che la gente si contenta di guardarvi solamente. Come avete passato la settimana? Beh, io direi piuttosto male. Perché Lorella, che è successo? Influenza, come? Asiatica? Ma non lo so, credo. Non si sa, non si sa. È un'influenza così, sì. Sui Genes, è uscito in tutta Italia un tuo film, Il medico lo stregone. Il medico lo stregone, ha avuto un grosso successo. Sì. Sei contenta? Molto, naturalmente. Meno male. Però guarda che per quante persone possano andare al cinematografo a vederti, mai quante alla televisione. Lo credo. Dice che sabato passato erano 7 milioni di persone che si stavano a guardare. Beh. Però. Tutti a guardarti così, ma è tutte e due che c'è. A me no, solo a voi due. No, la modestia di queste fanciulle. E tu, Alessandra Panaro, che dici? Ah, io sono felicissima. Felicissima perché? Perché oggi compio 18 anni. Sei vecchia. Auguri tanti, troppo, auguri, grazie. Cara. Sì, è uscito anche un tuo film, Lazzarella, sì. No? Lazzarella. Sì, ti regalo un gettone d'oro, va. Che bello. Tanti auguri, grazie, Tanto quello è falso. Dunque. Bene. Senti, Alessandra, è uscito pure il tuo film Lazzarella, no? Sì, sì. Bel successo anche quello. Sì, sei contenta? Molto. Però è meglio far musichiere, no? Beh, oddio, lo vedo esigente. Musichiere? Sì. Non ti muovi, stai sempre qui con me. Vogliamo cominciare a giocare? Sì, naturalmente. Grazie, ci ha aiutato anche stasera. Sì. Grazie assai. Ed ora, signori, passiamo alla prima coppia dei concorrenti. Concorrenti che questa sera non sono concorrenti d'eccezione, bensì dei concorrenti normalissimi. Cominciamo a mordere nel vivo. Una cosa che ci ha impressionato, e ve lo diciamo senza modestia, è il numero enorme di domande che abbiamo ricevuto per questo gioco che noi credevamo interessasse non tanta gente. 4.128 domande per diventare musichieri. Credo che ci siano meno domande all'università, credo. In tutti i modi, signori, ben vengano i musichieri, però con calma, adagio, un po' per volta. Non possiamo giocare con 4.000 musichieri per trasmissione. Ci vorrebbero degli studi enormi, ci vorrebbero un'infinità di presentatori, infinità d'orchestre. Con calma cercheremo di contentare tutti. I primi concorrenti di questa sera sono... La signorina Silvana Callarello di Pescara e il signor Francesco Sino di Palermo. Buonasera, signor Francesco. Buonasera, Sino, vero? Sì. Di professione? Barbiere. Barbiere, molto bene, signor Francesco Sino. Lei preferisce fare le barbe o i capelli? Beh,
Capel. Capel. Se molto perché... bene. Senta, signor Francesco Sino, senta. E no, dico, i capelli, no? Mi levi una curiosità. Lei li fa con la macchinetta oppure li fa con la punta delle forbici o col rasoio? Per fare un taglio elegante con la punta delle forbici. Con la punta delle forbici, molto bene. Quando si tratta di arronzare? Con la macchinetta. Allora, con la macchinetta arronzate, ho capito. Adesso la prima volta che un barbiere si permette di mettermi la macchinetta in testa, vero? Facciamo i conti, lei sta svelando un po' i segreti. Come mai le è venuto in mente di concorrere a questo nostro gioco? Così, perché visto che c'era il gioco, ho voluto 8 giorni prima, ho spedito la domanda e poi ho chiamato su. Ma perché lei si interessa molto di canzoni? Sì. E che cosa fa per prepararsi a questo gioco? Ci avrò un bel libro con 10.000 canzoni, tutte registrate per conto proprio, sempre studio io, tutta raccolta di canzoni le scrivo. Ah, lei registra le canzoni così? Il lunedì invece di fare una bella festa come fanno tutti i barbieri, lei si mette a registrare. Un mese andare a dormire alle 3 di notte. Per registrare canzoni? Ma questa passione del canto lei ce l'ha perché canta? No, no. Ah, non canta, niente canta? Sì, da piccolo cantavo. Cosa? La Giregire Coccola. Che cos'è la Giregire? È una canzone del maestro Coppola. No, adesso me la deve far sentire, signor Dino. Io questa non la conoscevo, per la verità. Venga qua, stia vicino a Mocco. Ci canti questa Giregire Coccola? Senta, a chi mi accompagna? C'è una parte dove dovreste fare Coccola, la fa signorina. No, io Coccola. Vada, 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 signor Dino, vada. Su. Forza. A te mi piace tu perché mi fai girare, gire coccola. Coccola. Mi piace tu perché mi fai provare l'effetto di una ciotola. Ciotola. Se ne ballare con un fiore con la guancia fa venire. Lei invece, signorina, com'è che c'ha questa passione per i motivi delle canzoni? Perché mi piace molto cantare, prima di tutto. Anche a lei, c'è una giricoccola pure lei, d'accordo? Non le piace? E che canta, lei che canta? Ah, tutto. Tutto che? Tutte le canzoni. E me ne canti una così, là, già così. E no, ha detto, la messa è compromessa, vada, coraggio. No, non posso cantare. Perché non può cantare? Vergogna. Ti vergogna? E come, sta dalla televisione, su, sai, di dov'è lei? Di Pescara. Ma pensi tutti gli amici che a Pescara la stanno guardando in questo momento? Senti, una frase sola, ci faccia sentire di che si tratta. 7 notti ancora, ancora 7 dì, per sognare insieme. Insieme così, passa il lunedì e passa il martedì. Oh, a cantare siete bravissimi. Adesso vediamo che succede alle seggiole, va bene? D'accordo? Avanti, avviamoci alle seggiole, coraggio, belli, tranquilli, non con un'andatura da parrucchiere, ovvero sia un po' morbida, via, bello, veloce, Sino, Pronti? Avete visto le scarpe di gomma sempre fornite dalla televisione italiana, Pronti, pronti? Via per il primo motivo? Francesco Sino ha suonato per primo. Una voce, una chitarra, un po' che l'una. Molto bene, bravo Francesco Sino, bravo. Via. Coraggio. Coraggio, non litigate, non litigate, belli, tranquilli. Lei, signorina, va bene. Secondo motivo. Sometimes I wonder why I speak. Dica. Polvere di stelle, molto bene. Là. Siamo 1-1. Pronti per il terzo motivo? Via. Via, Francesco Pino. Tu musica divina, tu musica divina, benissimo, bravissimo Francesco Sino, siamo 2-1 per Francesco Sino, 2-1, pronti? Pronti per il quarto motivo? Ci siamo, via! Vuoi vivere senza pensieri dalle donne... Francesco Sino ha suonato un attimo prima, coraggio? Se vuoi vivere senza pensieri... No! Va tutto girato? No! Sì. No! Vaggio del buon umore? No! No, su, coraggio! Verrà, non verrà, è un valzer, si sa, è che è un organo verrà, grande. No, che è un organo... Base dell'organino. Oh, certo, bravo, Francesco Sino! Bravissimo, bravissimo. Qua, coraggio, non vi sgomentate, anche per i battuti c'è sempre un premio di consolazione. Abbiamo 3 gettoni d'oro per Francesco Sino, 1, 2 e 3. Qua, non da muovere, stai vicino a me. E uno a lei, signorina Callarello, mi dispiace. Grazie, mi dispiace pure a me. No, lei è veramente una concorrente valida. È brava, bella, scattante, veloce. Ha trovato questo... Non facevo in tempo a fare. Oh, che so queste parole, Francesco, stai qua, stai tranquillo. Dunque,
Allora lei si va a preparare per la finale, signor Sino, va bene? Lei, signora Callarello, ritorna a Pescara con un gettone d'oro. Se lo tenga qui, eh? Per ricordo, in tutti i modi, è sempre una bella serata stare qui con tutti noi. No, no, ciao mamma non lo puoi fare. Dopo la fine, se vinci, te facciamo fare anche ciao mamma, stai buono. Grazie, buon viaggio, signorina. Lei si vada a preparare per la finale, via. Ed eccovi, signori, i concorrenti alla seconda eliminatoria. La signorina Ida Dragoni di Viterbo e il signor Vittorio Sicilia di Napoli. Oh, signor Sicilia, di professione? Insegnante. Insegnante? Elementare. Elementare, sì. Molto bene. Che classe insegna? Quarta. La quarta elementare, sì. Quanti allievi c'ha? 30. Lo pagano ad allievi? No, purtroppo. A mese? A mese. Qua sarebbe meglio ad allievi, no? 3.000 lire ad allievo sarebbe fortissima. 3 per 3, 90.000 lire. Ma voi prendete certamente di più di 90.000 lire. Non tocchiamo sto Non lo tocchiamo, non lo tocchiamo. Non tocchiamo sto tasto. Senta, crede che qualche suo allievo lo sta guardando in questo momento? Speriamo di no. Perché speriamo di no? Dovrebbero essere fieri di avere un maestro che oltre ad avere la severità dell'insegnante... Attira anche le anche... musichine. No, no, il buon senso di giocare è così difficile saper giocare oggi in Italia. Siamo tristi perché non giochiamo più, dobbiamo giocare ogni tanto. Sabato sera, dobbiamo giocare. Lei signorina invece si chiama? Ida Dragoni. Ida Dragoni? E non faccio nulla di speciale, vero? Non faccio l'insegnante elementare. Che fa? Insegna ai bambini, ai nepotini. Ah, c'hai i nepotini? Quanti ce ne ho? Ce ne ho quattro. Quattro nipotini, figli di un suo fratello o di una sua sorella? Mia sorella. E che cosa gli fate ai ragazzini? Beh, non so, quello che si può fare ai bambini durante il giorno. Li accudisce? Certo. Li coccola? Sì, purtroppo sì, tutto il giorno. No, non direi. È severa? Sì, molto. Infatti adesso mi staranno osservando naturalmente. E si vendicheranno. A letto ragazzini, perché altrimenti quando. No, che a letto, devono vedere. No, ma che no, scherziamo? No, niente, no, 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 no. Sono severa anche qui. Coraggio, allora. Vogliamo andare alle sedie, cominciamo a giocare? Bravo. Belli, veloci, eh? Su, anche a questi signori le scarpe sono state offerte dalla televisione italiana. Pronti per il primo motivo? Via! Correre! Suonata contemporanea, la conta, svelti. Per il signor Sicilia, giù. Sono 3, 1, 4, 4 la signorina. Su venire di da lì, 1 a 0 per la signorina. Coraggio, correre, 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 bravissimi. Secondo motivo, signori. Son meglio della champagne, le vini de Sevigne. A me? A lei? Nanni. No. Là? Là? Sonne. No. Su, che nanni? Marino. Su. No, che Marino? La cantava Pedrolini, ma non era i Salamini. Ora la canta il buon Romano quando in gita va a Genzano, quando in gita va a Marino, quando in gita va... La Dina Castelli. La Dina di Castelli, bravo, signor Cecilia, bravissimo. Bravissimo, uno a uno siamo, vero? Pronti? Pronti? Via! Via! Prima il signor Sicilia, dica. No, signor Sicilia, lei così non lo deve fare. Deve partire quando è sicuro di quello che fa. Dica lei. Su, coraggio! È più grande di un bambino, su. Guaglione. Guaglione, bravo, benissimo, 2-1. 2-1 per il signor Sicilia. Coraggio, coraggio, coraggio. Pronti per l'altro motivo? Pronti? Via! Your eyes are the eyes of a woman. Lei ha suonato prima? Vibrò? No. Lei vibrà molto? Su questo non c'è dubbio perché siete partiti senza saperla, nessuno dei due. Su. A ognuno di voi domando cos'è, perché tu non vuoi risponder cos'è? Risponder cos'è, perché tu non vuoi? Perché tu non vuoi? 2-2, 2-2. Coraggio, 2-2, bella questa gara, 2-2, via. Là, me l'hanno fatta per dispetto, Queste valle sono gialle e rosse, vero? Me l'hanno fatta per dispetto. Va bene, tanti auguri anche alla Roma, tanti auguri a tutti, stasera sono buono, via. Pronti, pronti, via. Anima gemella. Anima gemella, molto bene, ha vinto il signor Sicilia, qua. Vinto il signor Sicilia. Calma, calma, signor Sicilia. Ah, e non è mica un stipendio questo, siete. Gettone, gettoni pronti, 3 a lei che ha vinto, eccoli qua, 3 gettoni d'oro, bravi mano, consegna immediata. Ce ne manca uno. Eccoli, non ce ne manca, è caduto, ha fatto cadere lei. Questo è proprio malfidato.
E a lei, signorina? Per me niente, neanche due, uno. Due. L'ha vinti, le toccano, sono suoi, eccoli qua. Brava, eh? Brava tanto. Mi dispiace, ha trovato un concorrente grande. Formidabile. Mica tanto. Come mica tanto? Non c'è male. No, lei arronza un po', eh? Lei parte subito senza sapere bene il titolo. Guardi che questo non è bello, eh? Lei deve partire dalla sedia quando è sicuro. Appena sicuro... E la parola. Scattare? Scattare. Grazie, signorina, grazie. Grazie a loro. Signor Cecilia, lei si va a preparare per la finale, va bene? Grazie a tutti. Arrivederci. Ed ora, signori, adesso abbiamo un intervallo, un siparietto cosiddetto, con il quale vogliamo dimostrare una cosa. Che chi sa parlare, sa cantare. Vorremmo che a dimostrare la verità di quanto abbiamo detto fossero delle personalità che non hanno niente a che fare con il mondo del canto, è chiaro? Non so, degli illustri medici, dei grandi avvocati, dei luminari della scienza. Certo che questi signori non mandano la domanda. Sa, io sono il professor tal dei tali, primario all'ospedale, vorrei cantare, non lo faranno mai. Però tutti questi signori avranno degli amici un po' maligni, eh? Questi amici scrivano. C'ho un amico mio, professor tal dei tali, primario all'ospedale, oppure libero docente, oppure avvocato, principe del foro, che sa cantare benissimo. Mandateci queste indicazioni e noi poi li circuiamo. Li obblighiamo a venire qui a cantare per dimostrare la verità di quanto abbiamo detto. Stasera, a dimostrare quanto abbiamo detto, e niente poco di meno che... Amici dei miei amici, buonasera. Caro Riva, non mettete in dubbio quello che ha detto il nostro caro Riva. Dunque, mi hanno portato di peso. Sì. E sono pesante. L'abbiamo circuito. Vabbè, ma Garinè e Giovannini pure sono belli alti, è vero? Beh. Dunque, il nostro amico Lombardi, nostro carissimo amico, è qui stasera per cantare. E ci ha fatto veramente un regalo, un grande piacere, perché per questa rubrica avevamo bisogno di uno che desse la spinta. E lui, nel suo campo, è veramente una personalità. Forte, robusta personalità. Con gli animali. Anche senza. Guardi, con gli animali. Anche senza. Lei è simpaticissimo. No. Senta, Lombardi, mi levi una curiosità. Lei mi permette una domanda un pochino impertinente, perché se non gliela facessi non sarei Mario Riva. Beh. Me lo permette? Beh, a lei è permesso tutto. Lei è molto gentile, e poi grazie. Si è permesso tutto. Grazie, molto gentile. Senta, Lombardi, io ho avuto campo in questi giorni nella mia opera di persuasione di parlare a lungo con lei, sì. E mi sono accorto che lei parla un italiano bellissimo, correttissimo, correntissimo. Adesso mi spieghi la ragione per la quale, quando lei è nella sua trasmissione, fa degli errori. Errori simpaticissimi, senza i quali la sua trasmissione varrebbe di meno, Lombardi, glielo dico io. Perché noi aspettiamo che lei sbaglia. Capito? E allora... E poi... No, mai criticare, perché lei deve fare quello che fa, non può star lì, non è un professore, no. In lettere, è chiaro? Le spiego subito. Mi dica, perché, Lombardi. Caro Riva, sì. Io in trasmissione ho delle responsabilità. Esatto. Responsabilità perché ho decine di tecnici, ho degli animali preziosi, del quale sono responsabile, di tutti. Io sono sempre responsabile di tutto. Tutto quello che succede è tutta colpa mia, perché io non avverto nessuno e faccio tutte le cose all'improvvisa. Improvviso tutto. Perciò a volte io faccio dei piccoli sotterfugi, per esempio chiamo bue dei capri e poi porto un zebù, perché se dicessi zebù non me lo lascerebbero portare in teatro, perché mi obbligherebbero a delle misure di sicurezza che sarebbero troppo costose. Ecco, quindi a volte presentiamo degli animali un po' sotto false spoglie, sotto così. Oh, quindi io devo guardare la Dolly, 6 guardiani da una parte, 3 telecamere che mi guardano così, un signore che mi fa così da lontano, che mi fa dei cenni, mi dice che manca 5 minuti, 3 minuti, tagli, 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 e così. E Andalù che porta la scimmia, invece mi porta magari una volpe. E poi altre 6 persone là dietro che si muovono, che corrono dietro a una scimmia che c'è scappata. E tutto questo io devo conservare una certa calma. E poi non solo, ma quello che è più difficile, che voi forse non ve ne sarete accorti, o ve ne siete accorti, è che quando mi arriva un animale che me lo porge Andalù,
io devo farvi vedere questo animale che non ha paura. E il segreto è questo, è che io non debbo aver paura. Perché questo è che deve sentire l'animale. Io debbo trasmettere la mia tranquillità, la mia sicurezza all'animale. L'animale deve essere sicuro che non succede niente e si deve tranquillizzare. E allora questa è la preoccupazione. A volte parlando io parlo di una cosa, ma tutto me stesso, tutto il mio calore è dato all'animale che ho nelle mani, perché questo deve rispondere a quello che io gli faccio sentire. E questo è il segreto. E se sbaglio, scusatemi. Insomma, è un po' il cumulo delle responsabilità, vero? Che le fa fare degli errori. Errori, come le ho detto prima, simpaticissimi. Però guardi, stasera Lombardi, lei si è assunto una grossa responsabilità. Adesso no, deve cantare. Sì, ma veramente io non me la sono assunta. No. Di mia spontanea volontà. Ma non mi guardi male, però. Non mi guardi no, cattivo. No, io la pregherei ancora questo. Io sono venuto qui, sono arrivato qui davanti a questi microfoni, che forse sono più tremendi di una tigre e di una pantera. Per me no, guardi. No, ma per me sì. Ma è quello che voi mi pregate di fare, io non lo dovrei fare. No. Perché io non so cantare, io non ho mai cantato in vita mia. Ma mai? Può. Ma può. Non lo so, lo dite voi. E adesso vedremo. Oh, in due giorni voi mi avete preso, mi avete seviziato, sì, perché vero, mi avete messo un maestro alle costole, mi avete detto lei deve cantare, e mi avete fatto cantare questo, cantare quest'altro. Non so cantare, io non so cantare, assolutamente. Ma adesso proviamo però. Oh. E lei insiste ancora. Sì, signore. E lei è persuaso che io riesco. Oh, ma lei si assume la responsabilità. Senta, davanti a tutti. Sono i responsabile miei io. Amici dei miei amici, se io sbaglio. La colpa è mia. La colpa è di Riva. Va bene. Perché io lo accontento, perlomeno. Accontento perché mi hanno detto che devo accontentare anche voi. Ecco. Perché io devo dare lo spunto, perché tutti possono venire qui dove a sono cantare. Io. E se ci sono venuto io, può venire chiunque. Esatto. Chiunque può arrivare. Adesso ci canterà Vipera. No, basta quei rettili, no, basta quei rettili, basta, no, no, no. No, no, troppo. E allora cosa ci canta? Io devo andare indietro di molti anni e quando avevo 15 anni, sì, così canticchiavo una canzone. Quale? Ramona. Va bene. Lo prendo in parola, facciamogli cantare Ramona. Un momento, dica. Ma non conosco le parole. E io sto qua, pronto, col foglietto gli è successo. Niente, non me ne va bene, non me ne va bene tutto. Una. No. Coraggio Lombardi, sono qua io, non si preoccupi. D'amor tra il sussurrar delle fonti va la mia canzone piena di passione. Ramona, tu brilli come il sole d'or. Ramona, tu sei la luce del mio cuor. Sei guardo tuo fissando mi va, qual fiocco di neve, i brividi ai sensi mi dà. Ramona, il tuo sorriso è un elisir. Ramona, un dolce bacio e fai morir. Sei tanto bella, tutto è bello intorno a te. Per me sei tanto bella, tutto è bello intorno a me. Lo vede, cara Lombardi? Lo sente?
Io vi chiedo scusa di questo. Non è il mio genere. E non abbiatene, ecco. Perdonate. Grazie a te, Lombardi, grazie. Buon viaggio, E complimenti a questo formichiere. Pardon, a questo formichiere. Grazie. È stato bravissimo Lombardi e in fondo ha dimostrato quello che noi sempre abbiamo voluto dimostrare, che si canta come si parla, insomma. Dunque. Che? Ed ora signori, passiamo al secondo gioco della nostra trasmissione, il gioco a coppie, i disegni e le cabine. Le coppie sono già pronte qui dietro a questo sipario, quindi si alzi il sipario. La signorina Paola Spadone di Bologna e il signor Franco Patrignani di Roma. Il signor Giorgio Torriani di Parma e il signor Ennio Fanfarillo di Roma. Buonasera, buonasera signori, benvenuti ai nostri giochetti. Voi conoscete già il regolamento che regola questi giochi. Lei è la signorina? Padrone Paola di Bologna. Di Bologna, molto bene. Casalinga, studentessa? Casalinga. Casalinga. Ha delle aspirazioni, qualche cosa? Che vorrebbe fare? Che cosa sogna? Che cosa pensa? Mi piacerebbe anche l'annunciatrice della televisione. Le piacerebbe? Sì. Anche a me piacerebbe. Ma lei è un uomo. Faccio l'annunciatrice lo stesso, guarda, io pur di guadagnare faccio annunciatrice, annunciatori tutto. Senta, ma prima parlando mi ha detto che aveva un'altra aspirazione, la dica, non è mica peccato. Sa. Quella di andare? Primo viaggio sulla Luna. Vorrebbe andarci lei, con gli americani o con i russi? Gli americani. Allora qui rimane. Dunque, senta. No, dico, perché per ora siamo al Baby Luna, vero? Speriamo bene, dico. Lei invece? Sono studente. Studente in che cosa? Architettura. Architettura? Molto bene. Studente, ma che studia o studente così di professione? Io studio, studia. Ma i professori non ne vogliono sapere. Ah, ecco, i professori non sono dello stesso avviso, perché lei studia una cosa, magari loro gliene domandano un'altra. Sono questi professori sono una cosa veramente tremenda. Lei invece è il signor? Giorgio Torriani. Giorgio Torriani di? Parma. La città delle conserve. Molto bene. Del formaggio. E del formaggio adesso, il parmigiano. Sì, signor, grazie, signor. Senza pomodoro e senza parmigiano noi romani saremmo morti, però, spaghetti. Lei invece, signor? Fanfarillo Ennio di Roma. Fanfarillo Ennio di Enna, professione? Impiegato. Impiegato? Impiegato, tecnico. Tecnico, ovvero sia, scusi, mi perdoni. Disegnatore. Disegnatore, tecnico. E lei invece? Lo stesso disegnatore tecnico. Ah, disegnate tutte e due, ho capito. Vi conoscete? Sì, siete nello stesso... Sì, nella stessa stanza. Nello stesso ufficio. Ho capito. Avete visto il gioco, vi siete messi d'accordo, avete fatto la domanda. Molto bene. Però niente segni convenzionali. Disegno puro e semplice, chiaro? Grazie. È chiaro anche per voi, vero? Niente segni convenzionali, bei disegni. Adesso le signore vanno in cabina. Ecco, si accomodino in cabina. Mettere bene le cuffie. Mettere molto bene le cuffie, aderenti all'orecchio. Appena avete individuato il motivo, tirare quel cordone tre volte. Dan 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 dan, si accendono le lampadine e io interromperò l'orchestra. Pronti? Siamo pronti? Via con il motivo? Via! I'm laughing at clouds so dark above. The sun's in my heart and I'm laughing at love. The stormy clouds chase. Dica il numero uno. From the place. Dica, dica. Cantando sotto la pioggia. Ok, cantando sotto la pioggia. Va bene. Bravissimo, ha indovinato subito. In una maniera che, come ha fatto poi a indovinare cantando sotto la pioggia? Fa parte dei disegni che abbiamo... Ah, fa parte dei pupazzi, erano preparatissimi. Beh, signori, è un gioco, niente. Voi avete vinto perché eravate messi d'accordo, voi vi potevate mettere d'accordo. Ma io non l'avevo visto anch'io, ha suonato un attimo dopo, sono lui è stato molto più pronto, eh? Beh, sì. D'accordo? A tutti i telespettatori devo dire di scrivere per questo gioco. Possono presentarsi anche per questo gioco a coppie, è chiaro? Allora, signori, vanno 100.000 lire in gettoni d'oro.
Avete già deciso come dividervele? No, ancora non si deve pensare. Ci penseranno i colleghi. Ci penseranno i colleghi dell'ufficio? Sì, sì. Ah, bella bisboccia, non se ne parla più. Domani, domenica, belli, tranquilli, domenica è sempre domenica. Signori, io vi saluto, vi ringrazio della vostra collaborazione, tanti auguri per la vostra vita. Grazie. E passiamo, signori, alla finale delle sedie. Concorrono... Il signor Sinino di... Signor Sinino di Palermo. E il signor Cecilio di Napoli. Molto bene. Siete pronti? Eh? Adesso siete due uomini, eh? Allora, mi raccomando. Belli, robusti. Sì? Tre su due... Tre indovinati e vincite. Pronti? Ci siamo? Primo motivo? Via! Forza! Ciao Dorin. Ciao Dorin. Venite qua un momento. Venite qua un momento. Io mi sono alzato, abbiate pazienza, io già vi ho spiegato, eh? Sì. Io voglio essere gentile e cortese con tutti quanti, specialmente con lei che è di Napoli e lei che è di Palermo. È chiaro? Sì, direi. Con tutti sarò così, ma con voi siete i primi. No, io mi sono alzato. Dovete alzarvi quando siete sicuri che il motivo quanto sia quello. Io l'ho perduto per strada. Lei non lo perda per strada. Signor Sino, lei non lo perda per la strada. Vabbè. Quando il primo si è alzato, il secondo può correre perché l'altro può sbagliare e il secondo dire il titolo. Sì. Ma non fate la figura che avete fatto adesso, altrimenti sono costretto a dare il punto all'avversario. Grazie, via, correre, correre, bravissimi. Siamo 1-0 per il signor Sino. Pronti per il secondo motivo? Via! Correre! Silenzioso slow. Silenzioso slow, bravissimo, bravo. 2-0, 2-0 per il signor Sino. Correre, correre, signor Sino. Questo signor Sino è un demonietto proprio, eh? Pronti per il terzo motivo? Via! Correre! Tadan! Ha suonato prima il signor Sino, dica! La vita è un paradiso di bugie. Ah, bravissimo! 3-0. 3-0. Questa volta i gettoni non l'ha vinti, però lei ha acquistato il diritto di partecipare alla finale contro l'orologio e contro la cassaforte, va bene? È contento di questo? Signor Sicilia, mi dispiace, io la debbo congedare, grazie. Il maestro mi ha suggerito subito congedare, hai visto? Pronto. Io la ringrazio, tanti saluti e tanti auguri per la sua classe e per la sua vita. Grazie, grazie a tutti. Signor Sino, adesso lei sa che deve concorrere contro l'orologio, è chiaro? Però noi... Prima di farle affrontare una prova così impegnativa e così robusta, stasera le faremo assistere ad una gara contro l'orologio fatta da un esperto, da un grosso esperto. Va bene? Eh? Adesso lei, prima di concorrere, venga qua, avanti a me. No, avanti, mi dispiace. Qua, grazie. Scelga una di queste tre palle. Una di queste tre? Sì, scelga. Sono tutte e uguali. Sono uguali, ma lei mi dire, prima, seconda o terza? Seconda. Seconda, serie numero 2. Prego. La vuole consegnare lei stessa al maestro Kramer? Questa è la serie contro la quale lei combatterà. La consegni lei stesso al maestro Kramer. Ed ora, signori, l'esperto... Lei può andare, signor Sino, grazie, si riposi e si prepari. L'esperto... che ho il piacere di presentarvi stasera, che è... Buonasera, amici miei carissimi. Anch'io, io dicevo, buonasera, amici miei carissimi. Dunque, Alberto. Dimmi, Andalù. Come stai? Stai bene? Beh, benissimo. Eh? Benissimo, cara, io mi stavo tanto divertendo in platea e venire qui si prova certamente più emozione che assistere ad uno spettacolo, eh? E ha ragione, sai, Lombardi, qualche volta uno si sbaglia, ma si può veramente sbagliare. Poi tu con queste aggressioni che stai dietro come un falco. Dimmi, dimmi. Dicono che so buono, figuriamoci se ero cattivo, che cosa ero. No, bravo. Senti, Alberto, sei venuto qui come esperto, io però, scusami la mia ignoranza, non so, per quale ragione tu sei esperto? Beh, come per quale ragione? Intanto perché nasco da una famiglia di musicisti, anzi mio padre per la verità era un musicista, un professore d'orchestra, un professore di basso tuba, ma insomma, d'altronde...
E poi così perché ho coltivato fin da bambino questa passione per la musica, tant'è vero che ho suonato uno degli strumenti più semplici, vero? Che porta il colore un po' di Roma, fa questo colore del Lazio, il mandolino suonavo da bambino. E poi da grande mi sono così divertito a comporre delle canzoni, qualcuno mi ha consigliato, ma tu sei autore, hai molto orecchia, hai molta melodia, e allora ho partecipato all'esame per diventare compositore melodista. Hai fatto l'esame? Qualche tempo fa sono diventato compositore. Ma con quale strumento? Sempre col mandolino. Sempre col mandolino. Io non ho mai progredito, sempre a suonare il mandolino. No, lo suonavo da bambino, poi naturalmente non l'ho coltivato, lo suono così, lo strimpello, naturalmente, ma questo è sufficiente perché basta sviluppare un motivo, un tema che loro ti danno musicale. Vogliamo portare un mandolino per piacere. Aie! Ecco il mandolino. Bello, accordato, pronto, la penna, tu. Adesso Alberto, tu ti dai tre note, datti tre note. Sì, cioè come il tema. Per il tema. Che hai fatto la sorte della chiave. Le tre note più semplici, che è sol, re, la, mi, eh? Vai. Questa è una polca, un motivo giapponese, polchetta polca. Senti a te. E adesso mi ripiava la passione del mandolino, eh? Adesso suonerei. Senti un po' una cosa, ma dico, dopo che ti sei iscritto alla società autori, che sei diventato socio, avrai dovuto comporre delle canzoni, no? Sì, ne ho composte molte io di canzoni. Non conosci i miei ritmi lenti del maestro Gambara? È un pseudonimo, sono le mie. Il maestro Gambara sei tu? Sono io, è uno pseudonimo. Ah, no, Gambara è nome d'arte, insomma, capito? No, è uno pseudonimo. Sotto questo pseudonimo si cela l'autore. L'ultima tua composizione? L'ultima... Un bimbo che non conobbe infanzia. È un ritmo lento. Ce lo vuoi far sentire? A voi che ce lo accenni, ce lo accenni. Lombardi è andato via? Un ritmo lento del maestro Gambara. Un bimbo che non conobbe infanzia. È una storia impressionante. È un incosciente questo teatro del Lombardi. È una storia impressionante e triste nel contempo, quella che sto per raccontare. Era una sera d'inverno e di una campana si udiva un rintocco lontano. Din don, din don, il vespro è già finito, si chiude la chiesetta ed esce una vecchietta. Vede qualcosa appoggiata sul freddo gradino e in fasce si muove. Sarà certo un bambino, un piccolo neonato che una mamma snaturata ha abbandonato. Ma la vecchia fa uno strillo e saltando come un grillo fugge via. Quel bambino con le fasce da neonato non è altri che un uomo nudo abbandonato. E adesso, caro Alberto, gli esponenti principali della televisione di questo brano tagliato un applauso sopra, hanno sentito un uomo nudo e dice chi sono. Adesso ti consegno questo pulsante. Il tuo nemico è alle tue spalle. L'orologio. Ah. È chiaro che tu concorri per beneficenza. 10.000 lire, eh? Cominci da 10.000 lire. Cominci da 10.000 lire. E la beneficenza... A quello che vuoi, sarà destinata a un ente, ad un'opera, alle che vorrai tu? Alle vecchiette mie. Alle? Alle vecchiette dell'istituto Umberto I. Alle vecchie. Vuoi bene alle vecchie? Alle vecchie. No, dico, tu nei film queste vecchie ammazzi sempre. Sì, vabbè. Ma la vecchietta dici sempre, no? Sì, vabbè, questo è al servizio dello spettacolo, la capito. Crudeltà fa la comicità. Ho capito. Ma tu alle vecchiette gli vuoi bene veramente? Bene, alle vecchiette mie, adesso staranno qui davanti al televisore. Vi arriverà per Natale, dove devo fissare? Vi arriverà, sapete. Vi arriverà quanto? Secondo quello che guadagnerete adesso. Ah, sì? Cioè, adesso il maestro Kramer... Mie, pregate per me. Dai. Pregate per voi, anzi. Aspetta, il maestro Kramer attacca. Attacca sì. Con l'orchestra, chiaro? Appena... No, aspetta. Calma. Riconosci il motivo della canzone, tu premi questo pulsante.
L'orologio alle tue spalle si ferma. Ma mi devo mettere a correre? No, niente, fermo, sempre fermo qua. Ah, sì. E devi dire il titolo della canzone. Ah, sì, sì. Appena hai detto il titolo, il maestro Kramer riparte, tu risuoni, secondo, terzo, quarto titolo. Ma quando spingo qui che succede? Si ferma l'orologio. Si ferma l'orologio. E raddoppi la cifra, 10, 20, 40, 80, 160. Benissimo. Forza, eh? Forza. Per le vecchiette? Dai, manda. Pronti? Le prime 10.000 lire? Pronto. Vai, maestro Kramer. Vai, maestro Kramer. Com'è bello far l'amore quando è sera. Via, per 20.000 lire, secondo motivo? Che vuole che ne stagnare? Che canta Giulio, Susanna! Susanna, molto bene! Per 40.000 lire, terzo motivo! Wow, Terzo motivo per 40.000 lire! Che alzata! Sono! Lei alto! Si è sfasciato l'oro! Allora, fermo, fermo, vai! Fermo. È fermo, di' il titolo. Ah, dai, chiù, è la civetta, un ritmo lento del maestro Gamba, la canzone mia. Che va. Pronti? 80.000 lire? 80.000 lire, quarto motivo, via! No, lo devi dire. No, aspetta. Dai. Come no, guarda, era la mia presentazione. Con lo spettacolo dell'Ausilis. Forza, Alberto, forza per le vecchiette, vai. No, Dio. Via, so, uno, due, e... Amante, all'over. No, all'over, molto bene, all'over. Pronto? Per 160.000 lire? Era il mio... Per 160.000 lire, via! Vai! Vai! Che? A marcia di cantieri? No! Che? Sei arrivato a 160.000 lire, delle quali però ne avresti vinte solamente 80. Hai 5 secondi per un motivo di appello. Attenzione, adesso l'orchestra riparte, tu in 5 secondi... Ma perché? Perché non perché ho indovinato? Tu non l'hai indovinata quella da 160. Che era quella da 160? Aisa di Gershwin. Ecco, Aisa di Gershwin. Che okay, con le vecchiette metti a fare queste cose. Le cose sì, okay. Di Gershwin, che ne sanno? Pronti? Alberto, guadagna di 160.000 lire, su. Sì, ma dire... 5 secondi, pronti? 5 secondi, via! È la mia sigla. E come si chiama la tua sigla però? Beh, passeggiando, fischiettando. Molto bene, hai vinto. 160.000 lire. Ciao, grazie a te, grazie. Addio, vecchietta mia. Alberto Sordi ha vinto 160.000 lire. Si è impuntato sul quinto motivo, peccato, poteva vincere molto di più. Ed ora passiamo al concorrente vero e proprio, al signor Sino di Palermo. Lei ha visto, no? Di che si tratta? Coraggio, Mi raccomando. Adesso comincia a tremare. Eh? Ho tremato due volte in vita mia. Quando ho fatto la barba al signor Giovannini, che il rasoio mi faceva così in mano. Stasera con questo componente. Allora, pronto. Tenere questo bene alto in maniera che il pubblico veda quando lei schiaccia. Secondo poi... Adesso non le posso perdonare delle imperfezioni. Il titolo deve essere preciso, signor Sino, la prego. Va bene? È pronto? Per 10.000 lire il primo motivo, via. Stop. Tu non mi lascerai. Tu non mi lascerai, molto bene, per 20.000 lire il secondo motivo. Ti cottigo, molto bene, via. Terzo motivo per 40.000 lire. Accarezzami, molto bene, calma, Signor Sino, stia calmo, lei già ha vinto 40.000 lire. Adesso partiamo per la domanda da 80.000 lire. Stia calmo, sia bello, sereno. Se lei mi fa così, sia no, calmo, no, mi fa no, perché lo sento, io ho la mano sulla sua spalla e sento che treme e si agita. Le voglio avvertire una cosa per il suo bene, guardi. Se lei mi dice il titolo sbagliato, lei è eliminato. Se non lo sa, stia zitto, perché nessuno le toglie quello che ha vinto. È chiaro? Arriviamo ai 25 e poi c'è il motivo d'appello. È pronto? Allora, per 80.000 lire, signor Sino, vada. La mia bambina.
Perfezioni, signor Sino, la prego. Non dormire. No, no, perfezioni, la prego. La mia bambina è il finale. Tu non sai più la mia tu bambina. Tu non sai più la mia bambina. Signor Sino, io l'aiuto perché è il primo concorrente all'orologio, però lei forse avrebbe già sbagliato. Avevo pensato bambina. E lei non pensi alle bambine, sta a giocare qua, abbia pazienza. I siciliani caldi, basta che pensano alle bambine, loro, calma. Pronti per 160.000 lire, signor Sino, via. Calma, stia calma. Alzi. Facciamo il motivo d'appello, perché lei ha consumato la bellezza di 25 secondi. Adesso lui c'ha un motivo d'appello. In 5 secondi mi deve dire il titolo e le 160.000 lire sono le sue, va bene? Pronti? Motivo d'appello? Via! Calma, eh? Lei ha suonato, signor Sino? No, no, non ho suonato. Come non ha suonato? Lui ha suonato. No, no, lui non si è mosso, Gramer, no. Lei non se n'è accorto, ma l'emozione ha suonato. Va bene, non fai... toccato io. Ripagliala, su, vai, su. Lei ha suonato, stia attento. Adesso non deve suonare, lo posso. Guarda. Vai. Le trote blu. Bravissimo. Le trote blu, signor Sino, bravissimo. Guardi, signor Sino, lei ha vinto 160.000 lire. Lei conosce il regolamento, eh? 80 sono le sue. E 80 sa dove lo andiamo a depositare, eh? La cassaforte. Nella cassaforte. La vecchia storia. È la vecchia storia, eh? Allora per lei si aprirà la stanza del tesoro. Venga. Guardi, c'è una bella fascia da musichiere. Ah, questa è bella. Ci terrei proprio a indossargliela. Ufficiale perché io e Marina, sa, quella ci vuole... Guardi, le 80.000 lire sono qua. Lei sa che la cassaforte è di studenti. Mi dato un bottaleggio sto che sono libro. Silenzio. Chiudendo emetterà un cigolio musicale, lei mi dice il titolo, il maestro Kramer lo suonerà, se è quello giusto la cassaforte si riapre, altrimenti no. Pronti? Ci siamo? Addio, via con il cigolio musicale, se lo ascolti. È un strumento che sono dove? Io non lo sento. Ha sempre lo stacchio lì la cosa. Anche? Strumento. C'ha 5 secondi? No. Dica. Sì, da, 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 da. Signor Sino, mi guardi gli occhi. Su, avanti. Dica un titolo, lo faccia suonare. Su. Bambina innamorata. Bambina innamorata. Guardiamo se ci apre. Se n'è andata, signor Sino, mi dispiace, ma non si preoccupi, lei ha vinto 80.000 lire, sono già qualche cosa per lei, no? Eh? Certo. Coraggio, non si può sempre vincere. Ci faccio il Natale bene. Meno male. Faccio il barbiere, sono lavorante, è così. 80.000 lire sono già qualche cosa, no? Giusto, mangiamo un bolletto per Natale. Altro che un bolletto con 80.000 lire, signor Sino. Mi piace questa sua filosofia, lei è un bel giocatore, io faccio grazie, tanti complimenti. Grazie. E sono sicuro che lei con queste 80.000 lire passerà certamente una lieta domenica. Grazie. Va bene? Io ringrazio la RTV. Vorrei dire una parolina. No, me la dice dopo a me. E io st'altra volta, se è quella che penso, la dico, se no no. Allora, va bene? Ciao mamma, mango. Ciao mamma, sì, quello sempre. Ciao mamma, mamma sempre. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie Sino, grazie arrivederci, grazie. Mi dispiace che Sino non abbia vinto, era la prima figura simpatica della nostra trasmissione. Però
I soldi che lui ha perduto stanno in cassaforte. Lì rimangono, a disposizione del prossimo musichiere. Quel monte premi può aumentare e può darsi che arrivi un musichiere che a un certo momento con la sua bravura diabolica faccia aprire l'altrettanto diabolica cassaforte e si impossessi del tutto. È chiaro? Ed ora, signori, sicuri che anche questa seconda puntata vi sia piaciuta, vi diciamo a tutti buona domenica, perché ricordate che domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, prima dindon del Gianico.